Nini, una canzone molto romantica che parla d'amore a tuo modo, naturalmente. Che cos'è per te spettacolare? Spettacolare per me è una canzone che tratta un tema molto preciso, che è quello della vita più che dell'amore, ed è una canzone che vuole incoraggiare soprattutto le persone che non credono nei propri sogni a non mollare mai. Ci racconti qualcosa della serata di venerdì, delle cover, e che cosa succederà poi dopo Sanremo? Ci sarà un disco, immagino, ci saranno dei live? In realtà il mio disco esce proprio domani, durante la serata delle cover. Dopo che è iniziato. Esatto. E sono molto felice in realtà di questa scelta di Ermal Meta con Non mi avete fatto niente. Abbiamo pensato ad un'esibizione diversa rispetto a quella originale. Abbiamo preparato una versione diversa, mantenendo sempre comunque fedeltà alla melodia, al testo, agli accordi della canzone, alla struttura. Però c'è anche una piccola sorpresa sul palco. Volevi fare l'attore? Volevo sapere se hai abbandonato definitivamente questo tuo desiderio, oppure se hai scelto la musica o se la musica ha scelto te. È stata la musica ad avermi scelto, in realtà. Allora, il mio sogno di fare l'attore era perché ero innamorato dell'attrice di Mary Jane, di Spider-Man, il primo Spider-Man, ero molto piccolo e quindi insomma ero innamorato di lei, però insomma è svanito lì. Mi piacerebbe comunque farlo, cioè se mi arrivasse una proposta la accoglierei subito a braccia aperte.